malattie, cioè io non vado al cinema perché quando qualcuno tossisce al cinema io ne vado male e esco dopo due minuti perché ho proprio il terrore dei germi. Se sono, che ne so, in una gelateria e c'è un bambino che tossisce, io me ne vado. Se sono in farmacia a fare la fila e c'è qualcuno con la struttura, io sparisco. Ho il terrore dei germi e dei bacilli, quindi figurati se posso andare a mignotte. Non, a me non riesce e mi fa un po' pena quell'ideale di uomo che ci va. Non lo giudico perché non mi sembra il caso, però è una scelta che non rispetto in gran stile. Non rispetto chi è convinto che esista un prostituto che lo fa per scelta. Non credo che ci sia nessuna prostituta che si faccia pagare per farlo, ma credo fortemente che chi lo voglia fare per libertà non si faccia pagare, ma lo fa perché gli piace scopare e si diverte. Ma quella è un'altra categoria, non è una mignotta, è una che ha fatto la scelta e fa il cazzo che vuole. Quindi chi viene pagato per farlo non è che lo fa per libertà, è una costrizione, e non credo a quel mito lì. Oh, sembra il senso della vita. Allora, cosa pensi della vita dopo la morte? Così la chiudo in bellezza. Cazzo, dalle mignotte, alle droghe, la vita dopo la morte. Aspetta, sei serio? Cosa penso della vita dopo la morte? A parte che la parola morte è orribile, se fosse ripreso da me avrei inventato un altro termine. Non chiedermi quale, perché ci vorrebbe un sacco di tempo. No, io non sono né bigotto né basato. Ho fede, ma con questo non voglio convincere nessuno. Io credo che dopo la vita ci sia un'altra vita e dopo un'altra vita ce ne sia ancora una, e poi ancora una, e poi ancora una. Fino a quando uno non si stanca di farle, credo che ci venga data la possibilità di rinascere sempre. Quindi, in poche parole, la fine arriva o non arriva? No, arriverà la fine, ma la fine non esiste. L'amore sì, questo è il mio messaggio. La fine non esiste. Vediamo chi ci crede. Bravo, tutti fanno storizzare con il ghiaccio. Quanta gente ho visto, quanta mi ha conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mi ha vissuta. Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca, e quando qualcuno si schiaccia deve essere il primo che attacca. No, non ce l'ho mai fatta, ho sempre incazzato e sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine, e tu non hai fatta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te in primo piano. Con un bel film che io purtroppo non guarderà nessuno. Non lo so chi sono, non la state cantando. Non la state cantando. Ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo. È una gran fatica. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, con un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarò migliore e io sarò migliore, con un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero e non mi è mai sembrato facile e dolce per chiamarlo come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi sono fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e da mille terrori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ci sono stavolta come l'ultima volta. Quante ne vuole fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita e faccio già arrivato un altro inverno. Non cambio mai, su questo mare distruggo tutto sempre. Se ti ho deluso chiedi scusa, non servirà niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarò migliore e io sarò migliore, con un bel film che lascia tutto.
oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Senza parole. Adesso sono un vero, giuro, faccio un casino. Musica, divertiamoci. Resta qua di prima. No, questo è un fallo, non me lo ricordo. Non è autonomia, non è autonomia. Questo è un fatto, non è autonomia. Per questo c'è un talento esagerato. Perché Roma se non esiste. No, davvero. Io direi, adesso do l'obbligo di mettere il mio disco, perché sono qua, che lo vogliate o no. Dico, stiamo un po' in compagnia a bere e a star bene, perché il bene genera bene e dovete stare bene, stare bene, stare bene, chiaro o no? Grazie, fatemi un applauso.